motivo per cui scelgono questa scuola, scelgono questo indirizzo, e soprattutto il fatto di renderli, coinvolgerli in quella che è l'attività espletata, e quindi veramente sono laboratori dove le mani sono in pasta. Circa il 50-60% delle ore di laboratorio previste per ogni classe li svolgono in presenza. E quindi, ovviamente alternandoli per evitare che si possano creare affollamenti nei laboratori, dove comunque non facciamo entrare più di 15 ragazzi alla volta, quindi anche qui si dividono in gruppi classe con una programmazione sincrona e asincrona. Abbiamo diviso diciamo le classi in doppi turni, quindi normalmente abbiamo un turno che entra dalle 9 alle 11 e una classe che normalmente è composta da 22 ragazzi, abbiamo 11 in presenza e 11 in attività asincrona. Il piatto viene ripetuto due volte, così anche la lezione di sala viene ripetuta due volte, così anche la lezione di accoglienza. Quello in laboratorio non è come una lezione seduti nel banco, quindi c'è una vera e propria diciamo fisiologia della lezione stessa nel realizzare un prodotto che può essere un antipasto o come oggi i piatti della tradizione come il pesce stocco e quelli che sono insomma gli aspetti anche gourmet di un territorio. Dal terzo anno in poi, soprattutto per le classi in indirizzo enogastronomia, abbiamo pensato alla realizzazione in ogni esercitazione di un menù regionale diverso, mentre per le classi del secondo biennio, quarto e quinto anno, addirittura il salto è stato ancora più ambizioso. I ragazzi si cimentano in piatti internazionali. Quei ragazzi come hanno preso questa nuova organizzazione? Abbiamo chiesto a loro un sacrificio in più, quindi loro nella giornata che hanno questo momento di didattica in presenza non vuol dire che non faranno la didattica integrata, la didattica digitale integrata, ma questa viene scivolata nel pomeriggio, quindi in realtà non solo il tempo per raggiungere la scuola e poi per raggiungere casa e velocemente poter mangiare, e subito dopo riniziano proprio con la didattica digitale.